E così all'improvviso arriva una storia che non ti aspetti, su un topolino che non ti aspetti. Il 3471 infatti è aperto da una storia piuttosto particolare che personalmente avevo un po' sottovalutato, ovvero il ritorno dell'uomo falena. Scritta da Sergio Badino per i disegni di Andrea Malveri, vede la presenza di Max Topidoro, che è la versione disneyana di Massimo Polidoro, uno dei più noti volti del CICAP. Vedremo più avanti che cos'è il CICAP, intanto adesso concentriamoci sul tema della storia. Il ritorno dell'uomo falena innanzitutto non si riferisce a un personaggio precedentemente apparso su una qualche storia disneyana di produzione italiana o estera che sia, ma a una leggenda metropolitana o rurale degli Stati Uniti, quella appunto di Mothman o uomo falena. L'uomo falena ebbe una certa risonanza mediatica tra il novembre del 1966 e il dicembre del 1967. In quell'arco di tempo, all'incirca 13 mesi, alcuni abitanti dell'area di Point Pleasant avvistarono un'ombra gigantesca, dotata di ali e con due occhi rossi, fiammeggianti. Questa apparizione, che poi, con il corso della narrazione, divenne quasi un personaggio sì spaventoso, ma che portava degli avvisi relativi a possibili sciagure che stavano per avvenire nell'area, venne nominato Mothman, uomo falena. Probabilmente ispirato dal successo del serial televisivo di Batman, quello con Adam West, ovviamente. A proposito di Batman, nel 1951, sul numero 65 di Batman, appunto, se la memoria non mi inganna, Bill Finger insieme con Dick Sprang crearono un nuovo avversario per il crociato incappucciato che in qualche modo anticipava proprio Mothman, visto che ne riprendeva in parte il nome ma anche l'aspetto. Killer Moth, infatti, aveva proprio delle ali di una falena e non solo, era stato creato proprio come se fosse una sorta di anti-Batman, avendo infatti anche una falena segnale e una falena caverna, che forse tutti quanti invece che da Batman televisivo si fecero ispirare proprio dal Killer Moth fumettistico. In un articolo molto ben approfondito, di cui vi lascio il link in descrizione, viene raccontata l'intera storia di Mothman, e in particolare quella di due dei più accaniti diffusori della storia dell'uomo falena, Gray Barker e John Keel, che in particolare proposero una spiegazione ufologica del fenomeno. Tra l'altro, proprio in questo articolo si ricorda che altri ufologi, dopo la morte dello stesso Barker, dissero che in realtà quest'ultimo non credeva realmente agli UFO e quindi probabilmente neanche alla sua stessa, diciamo così, bufala. Una spiegazione molto più razionale, che si adatta molto bene agli avvistamenti avvenuti a Pleasant Point, è quella proposta da Joe Nickel, membro dell'allora XICO, Comitato per l'indagine scientifica delle affermazioni del paranormale, oggi diventato CSI, Comité for Skeptical Inquiry, Comitato per le indagini scettiche. Nickel infatti suggerì che la figura che era stata vista dagli abitanti di Pleasant Point era un allocco barrato, un rapace notturno, un gufide se mi si permette il termine, molto grande, dal collo incassato e con due enormi occhi che, se illuminati, risultavano effettivamente di un'intensa, di un'accesa colorazione rossa. Il segreto di queste indagini, ciò che sta dietro il CICAP, è il cosiddetto metodo scientifico, che viene spiegato in maniera perfetta da Badino, con il supporto di Malgeri, in praticamente una paginetta. È composto da sei fasi. La prima è osservare un evento, fase 2 fare domande per cercare di comprenderlo, fase 3 formulare un'ipotesi, fase 4 sperimentare per verificarne la correttezza, fase 5 registrare i dati dell'osservazione e infine fase 6 elaborare una teoria che spieghi l'evento osservato.
Il metodo scientifico in buona sostanza venne elaborato da diversi scienziati nel corso del XVII secolo all'incirca. Siamo infatti abituati a dire che il metodo scientifico venne fondamentalmente codificato e strutturato dal pisano Galileo Galilei, però diedero forti contributi anche Isaac Newton, anche se tradizionalmente, soprattutto gli inglesi, associano gli inizi del metodo scientifico a Roger Bacon. Di fatto Galilei e Newton si fecero ispirare nei loro lavori, in particolare quelli sperimentali, dagli scritti di Al-Hazen, uno scienziato arabo che nel suo trattato sull'ottica in pratica fu il primo a codificare proprio il metodo scientifico. Tra l'altro il testo di Al-Hazen venne consultato anche da Leonardo da Vinci, che in questo senso può essere considerato come un precursore del metodo scientifico, che infatti lo ha applicato in diversi campi, quello più noto sicuramente, l'anatomia del corpo umano. Come hanno raccontato Tip e Tap allo zio Topolino nel loro viaggio, per arrivare ai luoghi di avvistamento dell'uomo falena, in pratica il metodo scientifico consiste essenzialmente nell'osservare gli eventi che avvengono intorno e quindi nel cercare di progettare, portare a termine degli esperimenti in grado di riprodurre quei fenomeni e permetterci così di determinare le leggi, in particolare le leggi matematiche, alla base di questi fenomeni. Questo cosa vuol dire? Che una volta ottenute queste leggi matematiche, noi possiamo partire da queste, trarre conclusioni, fare delle previsioni su possibili nuovi fenomeni e a quel punto progettare dei nuovi esperimenti per cercare di capire se questi nuovi fenomeni effettivamente accadranno oppure no, e quindi stabilire se il nostro modello matematico è un modello in grado di descrivere bene il mondo che ci circonda oppure dobbiamo adottarne un altro. Ovviamente il metodo scientifico non è utilizzato soltanto dagli scienziati, ma anche da tutto un movimento di persone che viene generalmente chiamato scettici, cioè persone che di fronte a un fenomeno non si accontentano della spiegazione che generalmente la gente tende a portare avanti, anche se non è basata, o se preferite, soprattutto se non è basata da dati scientifici che possono essere verificati. In un certo senso, proprio con quest'idea dietro, cioè quella di voler verificare in particolare tutte le affermazioni sul paranormale, che nasceva il primo comitato americano dell'OxyCop. Questi venne fondato all'incirca nella prima metà del 1876 dallo psicologo americano Paul Kurtz. Tra i primi membri ritroviamo Martin Gardner, che oltre ad essere stato una delle penne più importanti dello Scientific American, in particolare grazie alla sua colonna dedicata alla matematica ricreativa, è stato anche uno dei più importanti scettici degli Stati Uniti, tenendo tra l'altro una colonna o una rubrica sullo Skeptical Inquirer, la rivista ufficiale del comitato. Il comitato poi, sul fine del 2006, decise di modificare il suo nome per avere un acronimo mediaticamente più accattivante, passando così all'attuale CSI. Una delle motivazioni però era anche quella di eliminare il paranormale dal proprio nome. Motivazione non molto diversa dietro il cambio di nome anche del CICAP, che però in questo caso non ha coinvolto anche un cambio di acronimo. Il CICAP, infatti, nasce nel 1989 come Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni del Paranormale. A partire dal 2013, quel paranormale venne sostituito con pseudoscienze. Ad ogni buon conto, questo comitato, il CICAP appunto, nacque grazie all'impegno di Piero Angela e vide proprio Massimo Polidoro tra i suoi primi e più attivi membri, salito a bordo in particolare come direttore della rivista ufficiale del CICAP. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Anche perché vi anticipo che nelle prossime settimane ci saranno un po' di sorprese, per cui mi raccomando, occhio attento, mente fina, cercate sempre di capire qual è l'origine delle informazioni che vi vengono fornite, seguendo quindi la strada tracciata dal metodo scientifico. Saluti a tutti!